Chiusura con Maxi Festa per la Carpisa Napoli Calcio Osmania, promossa nella Serie A2 di calcio femminile con obiettivo di entrare nel lotto delle prime della classe in pochi anni, portare lo scudetto a Napoli. Vediamo immagini di gioco di queste. E adesso la festa. Ospite d'onore il calciatore del Napoli Matteo Contini, accompagnato da Guido Baldari, con lui la vice campionessa d'Italia di basket femminile Imma Gentile, Sara Giauro, la Paterna, che hanno contribuito alla riuscita della serata. Tra i presenti l'avvocato Campana, anche i personaggi dello spettacolo, l'attore del Posto al Sole Francesco Vitiello e Davide Devenuto, l'ex letteronza Barbara Petrillo, il cast di Lunella Show. Una soddisfazione, ha detto il presidente Carlino. Da ieri Napoli ha due squadre di calcio in Serie A. Vincendo il campionato con due giornate di anticipo, la squadra femminile della Carpisa arriva nel massimo torneo raggiungendo l'obiettivo che si era prefisso all'inizio della stagione. La squadra del presidente Lello Carlino ha compiuto un cammino quasi perfetto, una sola sconfitta, 70 reti segnate, 14 subite, a conferma di quanto già fatto nel corso del 2007, quando la squadra ha messo a segno la media record di punti di 3,41 reti a partita, superiore a qualunque altra squadra nei campionati ufficiali maschili e femminile. Il match contro la Domina Acerrana, che ieri ha sancito la promozione, disputata al campo Barassi di Secondigliano, non è stata affatto facile e infatti la partita è stata sostanzialmente equilibrata, come rispecchia il 3-3 finale. Con il pareggio la Carpisa Napoli ha portato a 9 i punti di vantaggio sulla diretta avversaria a sole due gare dalla fine del campionato, ottenendo la matematica promozione in Serie A2. La festa poi è partita subito dopo. Ecco l'emozione scolpita sul volto del direttore generale Italo Palmieri e dell'allenatore Barbara Nardi. Con un grosso movimento di base che è partito con la scuola calcio che teniamo al Virgilio di Posillipo, dove finalmente tutte le ragazze napoletane possono giocare a calcio. È un bel numero di praticanti, abbiamo già una squadra primavera con oltre 20 ragazze, una squadra di ragazzine 8, 9, 10 anni che sono anche qui stasera presenti a questa festa, è il futuro del calcio rosa. È stata una bella cavalcata perché è stato un campionato che non è mai stato messo in discussione, siamo sempre stati in testa alla classifica, quindi queste ragazze ci hanno dato delle grandissime soddisfazioni. E adesso veniamo al calcio femminile, festa grande per la promozione in Serie A2 della Carpisa. È arrivato il momento dei festeggiamenti per la Carpisa Napoli al termine di una stagione trionfale che ha visto la squadra dominare il girone E di Serie B, raggiungendo una storica promozione in Serie A2. Le ragazze con il presidente Lello Carlino e tutto lo staff dirigenziale hanno festeggiato insieme a numerosi esponenti del mondo sportivo napoletano. Siamo in prima persona impegnati in questo progetto calcio femminile, abbiamo avuto degli ottimi risultati, quindi non solo come sponsor ma anche come presidente di una società ci rende molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Continua il progetto Carpisa Calcio Osmania con la vittoria del campionato che ci ha portato adesso a stare nel campionato di Serie A2, ma soprattutto con un grosso movimento di base che è partito con la scuola calcio che teniamo al Virgilio di Posillipo, dove finalmente tutte le ragazze napoletane possono giocare a calcio. Le ragazze allenate da Barbara Nardi hanno messo a segno 72 reti, subendone soltanto 20. Hanno mantenuto l'imbattibilità casalinga per tutto il campionato ed hanno raggiunto per la prima volta i quarti di finale di Coppa Italia, perdendo soltanto contro la Torres, seconda forza del campionato italiano di Serie A1. È stato un campionato che non è mai stato messo in discussione, siamo sempre stati in testa alla classifica, quindi queste ragazze ci hanno dato delle grandissime soddisfazioni. È stata una bellissima stagione, abbiamo vinto miglior difesa e miglior attacco, cosa si vuole più? Cioè, abbiamo fatto tutto. Da ieri Napoli ha due squadre di calcio in Serie A.
Vincendo il campionato con due giornate di anticipo, la squadra femminile della Carpisa arriva nel massimo torneo raggiungendo l'obiettivo che si era prefisso all'inizio della stagione. La squadra del presidente Lello Carlino ha compiuto un cammino quasi perfetto, una sola sconfitta, 70 reti segnate, 14 subite, a conferma di quanto già fatto nel corso del 2007, quando la squadra ha messo a segno la media record di punti di 3,41 reti a partita, superiore a qualunque altra squadra nei campionati ufficiali maschili e femminile. Il match contro la Domina Acerrana, che ieri ha sancito la promozione, disputata al campo Barassi di Secondigliano, non è stata affatto facile e infatti la partita è stata sostanzialmente equilibrata, come rispecchia il 3-3 finale. Con il pareggio la Carpisa-Napoli ha portato a 9 i punti di vantaggio sulla diretta avversaria a sole 2 gare dalla fine del campionato, ottenendo la matematica promozione in Serie A2. La festa poi è partita subito dopo. Ecco l'emozione scolpita sul volto del direttore generale Italo Palmieri e dell'allenatore Barbara Nardi. Con un grosso movimento di base che è partito con la scuola calcio che teniamo al Virgilio di Posillipo, dove finalmente tutte le ragazze napoletane possono giocare a calcio. È un bel numero di praticanti, abbiamo già una squadra primavera con oltre 20 ragazze, una squadra di ragazzine 8, 9, 10 anni che sono anche qui stasera presenti a questa festa, e il futuro del calcio rosa. È stata una bella cavalcata perché è stato un campionato che non è mai stato messo in discussione, siamo sempre stati in testa alla classifica, quindi queste ragazze ci hanno dato delle grandissime soddisfazioni. E per il calcio femminile festeggiamenti invece per il Carpisa-Napoli, come ci racconta Veronica Bencivenga. Migliore attacco e migliore difesa del campionato, tutta meritata l'ascesa del Carpisa-Napoli, la squadra di calcio femminile del capoluogo partenopeo in A2. I successi per la stagione 2007-2008 non si contano, a circa 4 partite dalla fine hanno per così dire rischiato di essere ricordate come le giocatrici mai sconfitte. Ora è tempo di festeggiare. La vendetta delle ragazze intorno ai 20 anni o qualche elemento di esperienza, però effettivamente quest'anno hanno dimostrato di aver carattere, in virtù del fatto che l'anno scorso abbiamo fatto un campionato di Serie B e siamo arrivate terze, quest'anno abbiamo puntato direttamente all'obiettivo. E conosce Valeria Pirone, la bomber del Carpisa, come si sente? Tutto bene, mi sento benissimo. Grande attesa, insomma, si aspettava di vincere la 2 finalmente. Sì, sì, ci abbiamo messo un anno, però ce l'abbiamo fatto, ci siamo impegnati moltissimo e abbiamo dato tutto. Bomber del Carpisa, quanti gol hai segnato quest'anno? 22. Possiamo dirlo, la squadra che ha segnato di più rispetto alle altre? Siamo la migliore attacco e la miglior difesa. Gioco di squadra, se devo fare da un punteggio da 1 e 10, 10, perché diciamo che è essenziale, perché proprio anche ti aiuta anche nella vita proprio, non solo nel gioco in sé per sé, perché giocare per tanti altri ti aiuta pure ad aiutare altri, perché questo è che, diciamo, la cosa essenziale, aiutare gli altri, questo è importante. Da ieri Napoli ha 2 squadre di calcio in Serie A. Vincendo il campionato con 2 giornate di anticipo, la squadra femminile della Carpisa arriva nel massimo torneo raggiungendo l'obiettivo che si era prefisso all'inizio della stagione. La squadra del presidente Lello Carlino ha compiuto un cammino quasi perfetto, una sola sconfitta, 70 reti segnate, 14 subite, a conferma di quanto già fatto nel corso del 2007, quando la squadra ha messo a segno la media record di punti di 3,41